Le capita di sentirsi dire che la sua voce ha emozionato e quanto questo ovviamente la lusinga? Sì, mi succede, ne sono ovviamente molto lusingato. Io dico che il mio mestiere è quello di emozionarmi per emozionare. Ho avuto la fortuna di lavorare con loro perché ho cominciato negli anni 80, nell'80, quando Enrico Beri e Sandro Ciotti erano il primo e il secondo di quella straordinaria trasmissione, e il terzo era Alfredo Provenzani, quindi parliamo di mostri. Ho avuto la fortuna di imparare questo mestiere rubando pezzi di lavoro a loro. Ho lavorato con loro per anni al loro fianco e ho cominciato a lavorare in tutto il calcio quando loro erano ancora i protagonisti. Ovviamente è dato anagrafico, poi ha consentito a me e agli altri di subentrare ad Enrico Meri. Sandro Ciotti con la grande responsabilità di non far perdere il gusto di ascoltare il calcio alla radio. Io sono convinto che loro siano maestri inarrivabili e che il radiocronista perfetto, che secondo me sarebbe la sintesi tra la capacità di racconto di Ameri e la qualità tecnica e la conoscenza tecnica di Ciotti, debba ancora nascere. Però sentirmi dire oggi "lei mi ha emozionato" mi riempie di gioia, soprattutto perché spero di non aver fatto rimpiangere né Ameri né Ciotti.